si spostavano in varie province del nord Italia, tra Lombardia e Piemonte, per compiere truffe ai danni soprattutto di anziani. Sono 27 gli episodi, alcuni dei quali avvenuti in provincia di Pavia, ricostruiti dalla Polizia di Stato di Vercelli nell'ambito dell'Operazione Caronte, che ha portato all'esecuzione di 14 misure di custodia cautelare in carcere. Tra i fermati anche un gruppo di nomadi di nazionalità polacca, imparentati tra loro, che dovranno rispondere di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe agli anziani, sostituzione di persona e ricettazione. Varia la tecnica utilizzata dal gruppo per trarre in inganno le vittime. Nel primo caso accertato qui a Vercelli, ad esempio, l'ignoto malfattore ha chiamato l'anziana donna riferendo di essere il nipote, di aver appena contratto il Covid, motivo per il quale bisognava delle cure di un farmaco salvavita proveniente direttamente dalla Svizzera, molto costoso, motivo per cui si sarebbe recato presso casa dell'anziana un incaricato dell'ospedale deputato al ritiro della somma di denaro necessario per pagare il costoso trattamento. In altri casi invece i membri dell'associazione si sono finti ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, ovvero professionisti e avvocati, informando le anziane vittime che un loro congiunto era rimasto coinvolto in un sinistro stradale, cagionando la morte di una donna e più delle volte incinta. Questo ovviamente cagionava un gravissimo stato d'ansia e di timore nelle vittime, che venivano così indotte a consegnare tutto quello che avevano nella propria disponibilità, ori e denaro contante. In un caso specifico, un'anziana che soffriva di una miocardite acuta, alla scoperta, diciamo, di essere tratta in inganno, dell'ammanco di una consistente somma di denaro, ha avuto anche un infarto.